di vivere in un'epoca bellissima, il 1700. E così sono solito descrivere in modo divertito ed attento vizi e virtù degli uomini del mio tempo. Il popolo mi incuriosisce per quella sua innata saggezza nel considerare la realtà per quella che è, senza fronzoli. Al contrario, la borghesia, il più delle volte fonda la sua vita solo sulle apparenze. Fate qui in questa stanza? San 100 cose da fare e voi perdete il tempo e non se ne seguisce nessuna! Perdoni, signore. Io credo che allestire il baule sia una delle cose necessarie da farsi. Il baule lasciatelo fare alle donne, ho bisogno di voi per qualcosa di più importante! Le donne stanno intorno della padrona, sono occupate per essa e non vi è caso di poterle nemmen vedere. Ah, questo è il difetto di mia sorella! Vorrebbe sempre la servitù occupata per lei, non le basta un mese per allestirsi per la villeggiatura! Due donne impiegate un mese per lei! È una cosa insopprimibile! Aggiunga che, non bastandole le due donne, ne ha chiamate due altre ancora in aiuto. E che fa ella di tanta gente? Si fa fare in casa qualche nuovo vestito? No, signore. Il vestito nuovo glielo fa il sarto. Il sarto! In casa da queste donne si fa rinnovare i vestiti usati. Si fa fare delle mantiglie, dei mantiglioni, delle cuffie da giorno, delle cuffie da notte. Una quantità di forniture di pizzi, di nastri, di fioretti, un arsenale di roba. Tutto questo per andare in campagna. In oggi la campagna è di maggior soggezione della città. Sì, è purtroppo vero. Chi vuol figurare nel mondo, convien che faccia quello che fanno gli altri. Ma la nostra villeggiatura di Montenero è una delle più frequentate, di maggior impegno delle altre. La compagnia con cui sa che fare di soggezione. Sono pur io in necessità di far più di quello che far vorrei. Ho bisogno di voi, sia da partire da Livorno innanzi sera, vo' che tutto sia lesto, vo' che non manchi niente. E la comandi. E io farò tutto quello che potrò fare. Perfetto. Per prima cosa, facciamo un poco di scandaglio di quel che c'è e di quel che ci vorrebbe. Le posate ho timore che siano poche. Due dozzine dovrebbero essere sufficienti. Per l'ordinario lo credo anch'io, ma chi mi assicura che non vengano truppe d'amici? In campagna si suol tenere tavola aperta, le posate si mutano frequentemente. Due coltelliere non bastano. Prego perdonarmi se parlo troppo liberamente. Vossignoria non è obbligata di fare tutto quello che fanno i marchesi fiorentini, che hanno feudi e tenute grandissime e cariche e dignità grandiose. Non ho bisogno che il mio cameriere venga a fare il pedante con me. Perdoni, non parlo più. Nel caso in cui sono, ho da cedere la bisogna. Il mio casino di campagna è contiguo a quello del signor Fabrizio. Egli è un uomo magnifico, generosissimo, le sue villeggiature sono stupende. Io non ho da scomparire, io non ho da farmi scorgere in fronte a lui. Faccia tutto quello che le detta la sua prudenza. Bene. Andate poscia da Monsieur Burland e pregatelo per parte mia che favorisca prestarmi due coltelliere, quattro sottocoppe e sei candelieri. Sarà servita. Andate dunque dal droghiere e fatevi dare 5 libbre di caffè, 6 libbre di cacao, 20 libbre di zucchero e un sortimento di spezzerie da cucina. Si ha da pagare? No, si pagherà al mio ritorno. Compatisca, mi disse l'altro ieri che sperava prima che l'andasse in campagna che lo saldasse del conto vecchio. Si pagherà al mio ritorno. Benissimo. Fate che vi sia l'occorrente per 6 o 7 tavolini. Il bisogno di carte da gioco e soprattutto che non manchino le candele. Anche la cereria di Pisa, prima di far conto nuovo, vorrebbe essere saltata del vecchio. Comprate cera di Venezia, costa più, ma dura più ed è più bella. Ho da prenderla coi contanti. Fatevi dare il bisogno, il resto si pagherà al mio ritorno. Si
signore, al suo ritorno in là avrà una folla di creditori che l'inquieteranno! Voi mi inquietate più di tutti! Sono 10 anni che siete meco e diventate ogni giorno più impertinente! Là è padrona di mandarmi via. Ma io se parlo, parlo per l'amore che le porto. Impegnate il vostro amore a servirmi allora e non a seccarmi! Andate e chiamatemi cecco! Per la servire. Vuol passare poco tempo che le grandezze di villa lo vogliono ridurre miserabile nella città. Venendo da quest'ora, qualche cosa ci avrebbe a essere. Ho saputo una cosa. Che cosa? Che ella pure si è fatta fare un vestito nuovo e che pare non lo potesse aver dal sarto perché prima volesse essere pagato. E c'è stato di che da dire. E non voleva partire per la campagna senza quel vestito. Cose veramente da mettere nelle gazzette. È ambiziosissima. Se vede qualche cosa di nuovo ad una persona, subito le vi voglia di averla. Avrà saputo che io mi ho fatto il vestito nuovo e l'ha voluto ella pure. Ma non avrà penetrato del mariage, non l'ho detto a nessuno, non avrà avuto tempo a saperlo. Giacintina, amica mia carissima. Buondì, la mia cara gioia. Che dite? È una bell'ora questa di incomodarmi. Oh, incomodarmi? Quando vi ho sentita venire, mi si è allargato il cuore d'allegrezza. Come state? State bene? Benissimo! E voi? Ma è superfluo il domandarvi! Siete grassa e fresca! Il cielo vi benedica che consolate! Voi? Voi avete una cena di un'ora? Oh, ma cosa dite mai? Mi sono levata questa mattina per tempo, mi duole lo stomaco e mi duole il capo, figurarsi che buona cena che io possa avere. Ed io? Sono tanti giorni che non mangio niente, niente, niente. Si può dire quasi niente. Io non so di che viva, dovrei essere come uno stecco. Oh, sì, come uno stecco. E questi bracciotti non sono stecchi, E a voi non vi si conta l'osso? No, poi, per grazie del cielo, ho il mio bisognetto. Cara la mia Giacintina! Benedetta la mia Vittorina! Sedete, gioia, via, sedete! Aveva tanta voglia di vedervi, ma voi non vi degnate mai di venire da me. Oh, caro il mio bene, non vado in nessun loco, sto sempre in casa. Ed io esco un pochino alla festa e poi sempre in casa. Io non so come facciano quelle che vanno tutto il giorno a girone per la città. Vorrei pur sapere se va o non va a Montenero, ma non so come fare. Mi fa specie che non parla niente della campagna. È molto che non vedete mio fratello? L'ho veduto questa mattina. Non so cosa abbia, è inquieto, è fastidioso. Non lo sapete? Tutti abbiamo le nostre ore buone e le nostre ore cattive. Credeva quasi che avesse gridato con voi. Con me? Perché gridare con me? Lo stimo e lo venero, ma egli non è ancora in grado di poter gridare con me. Ci gioco io che l'ha mandata qui suo fratello. È superba quanto un demonio. E Vittorina? Volete stare a pranzo con noi? Oh no, assolutamente non posso. Mio fratello mi aspetta. E glielo manderemo a dire. No, no, non posso. Se volete favorire, Aurora qui da noi si dà in tavola. Ho capito.
Così presto andate a desinare? Vedete bene, si parte presto, si va in campagna e bisogna sollecitare. Maledetta la mia disgrazia. Ma da cambiare tutto in modo a vestire da viaggio. Sì, sì, ci sarà della polvere. Non torna il conto, rovinare per fare un abito buono. Oh, in quanto a questo poi me ne metterò un meglio di questo. Della polvere non ho paura. Mi ho fatto una sopravveste di cambellotto di seta con il suo cappuccetto, che non vi è pericolo che la polvere mi dia fastidio. Anche la sopravveste di cambellotto con il suo cappuccetto. La voglio ancora io, dovessi vendere dei miei vestiti. E voi non avete la sopravveste col cappuccetto? Sì, sì, ce l'ho ancora io. L'ho fatta fare fin dall'anno passato. E non ve l'ho veduta l'anno passato? Non l'ho portata perché, se vi ricordate, non c'era la polvere. È propriamente ridicola. Quest'anno mi ho fatto un abito. Oh, io me ne ho fatto uno bello. Vedrete che il mio non vi dispiacerà. E in materia di questo poi vedrete qualcosa di particolare? Nel mio non vi è né oro né argento, ma a dire la verità è stupendo. Oh, moda, moda, vuole essere moda. Oh, circa la moda non si può dire che non sia la moda. Sì, sì, sarà la moda. Non lo credete? Sì, lo credo. Vuole stare quando vede il mio mariage. In materia di mode, poi, credo di essere sempre stata io una delle prime. E che cos'è il vostro abito? È un mariage. Mariage? Come avete voi saputo? Si è venuta di Francia la moda del mariage? Oh, probabilmente come l'avrete saputo anche voi. Chi ve l'ha fatto? Il santo mostro. Rejuissons! Briccone, me la pagherà io, l'ho mandata a chiamare io, che aveva in casa l'abito di Madame Agranon! Oh, Madame Agranon è passata da me a farmi visita il secondo giorno che è stata a Livorno. Sì, sì, scusatelo, me la da pagare senz'altro. Siete gelosa che abbia un mariage? Ecco, c'è gusto! Volevate averlo voi sola? Perché? Voi credete che io sia una fanciulla invidiosa? Credo che lo sappiate, che io vado a me e lascio che gli altri facciano quel che vogliono. Ogni anno un abito nuovo, certo, e voglio essere servita subito e servita bene, perché pago, pago puntualmente e il sarto non lo faccio tornare più di una volta. Io credo che tutte pagano. No! Tutte non pagano! Tutte non hanno il modo e la delicatezza che abbiamo noi. Vi sono di quelle che fanno aspettare degli anni e poi, se hanno qualche premura, saltasi in punta, vuoi danari sul fatto e nascono delle baruffe. Prendi questa e sappiatemi dirsi alla moda. Se potessi credere che il sarto avesse parlato, lo tratterei come merito. E quando ve lo metterete, questo bell'abito? Non so, può darsi che non me lo metta nemmeno. Io son così, mi basta ad aver la roba perché poi non mi curo di sfoggiarla. Se veniste in campagna, sarebbe quella l'occasione di metterlo. Peccato, poverina, che non ci veniate quest'anno. Chi vi ha detto che non ci vada? Ma il signor Leonardo ha mandato a licenziare i cavalli. E per questo credete che non si possa risolvere da un momento all'altro? Credete che non possa andare senza di lui? Credete che non abbia delle amiche o delle parenti da cui poter andare? Volete venire con me? No, no, vi ringrazio. Davvero, vi vedrei tanto volentieri. Vi dirò, se posso ridurre una mia cugina a venire con me a Monterreno, può darsi che ci vediamo. Poi che l'avrei a caro. A che ora partite? A 21 ora. Oh, dunque c'è tempo. Posso fermarmi qui ancora un poco? Sì, sì, ho inteso. Aspettate un poco. Se avete qualche cosa da fare, servitevi. No, mi hanno detto che il pranzo è all'ordine, che mio padre vuol desinare. Partirò dunque. No, se volete restare, restate. Non vorrei che il vostro signor padre si avesse inquietato. Per la verità è fastidioso un poco. Vi leverò l'incomodo. No, se volete restare con noi, mi farete piacere. Quasi quasi ci resterei per la curiosità di vedere questa. Sì, sì, ho capito. Abbiate creanza.
Con chi parlate? Col servitore che mi sollecita. Non hanno niente di civiltà costoro. Io non ho veduto nessuno. L'ho ben veduto io. Ho capito, mi vuol mandare via. Cara Giacinta, a buon rivederci. Addio, cara, vogliatemi bene che io vi assicuro che ve ne voglio. State certa che siete corrisposta di cuore. Un bacio almeno. Sì, vita mia. Cara, la mia gioia. Addio. Addio. Io le donne invidiose non le posso soffrire. Proprio dal popolo scaturisce il mio gioiello, un personaggio che amo con tutto il cuore, Rosaura. Ella è una donna intelligente, seducente e seduttiva, una vera donna di garbo, insomma. Ella è una donna che usa le proprie doti per rivalersi di un sopruso subito da un giovane proveniente da una classe superiore alla sua, la borghesia. Un rampollo di buona famiglia che scherza con la fantesca, la seduce e l'abbandona. Sì, Brighella, voglio appagarvi. La bontà che avete avuto per me, la vostra fedeltà e il debito che vi professo m'obbligano a darvi questa soddisfazione. Sono pronta a svelarvi l'esser mio e per qualche ragione mi sia dalla mia patria involata. Veramente, sono sta un uomo troppo facile introdurre per serva qua, in casa dei miei padroni, senza prima saper chi fossi. Ma piasso la vostra idea, io volesto credervi, tanto più che vi siete impegnata a dirmi tutto. Ve prego, mo, non ingannarmi, e piuttosto che raccontarmi qualche filastrocca, seguite a taser, che mi contento! No, 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 dirovi la verità, non temete. Sappiate che io sono della città di Pavia, città celebre per quel famoso studio di quella università che gareggia con le principali d'Europa. Mio padre serve di braciere, una dama di quella città, e mia madre serve di lavandaia, uno di quei collegi. Io pure mi esercitava nell'inamidare le camicie dei collegiali, ed è appunto da ciò che ebbero origine le mie sventure. Sapete che gli scolari del collegio in Pavia hanno la libertà di girare col pretesto di portarsi a pubblici studi. Ora vi dirò che uno di quelli in casa mia si introdusse. Mi piacque il bel volto e l'aspetto di lui, ma più ancora mi sorprese il suo bello spirito, onde poco tardai a innamorarmi di esso perdutamente. Egli, secondo l'uso degli scolari, si prevalse della mia debolezza, si rese padrone del mio cuore, di tutta me stessa. Finalmente, dopo un anno di reciproche tenerezze, cominciò a raffreddarsi l'infedele e, rallentando le visite, cambiò in complimenti gli affetti e a poco da me e dalla mia casa interamente si tolse. Considerate, Brighella, qual fosse allora il mio dolore. Pensate alle smanie del mio tradito cuore. Piansi, sospirai, quasi alla disperazione mi diedi. Poverina! La me fa compassione. Ma perché venire di noi? Perché scappare? Il giovine, terminati gli studi, partì senza nemmeno darmi un addio. Passò egli a Milano per vedere quella metropoli, prima di far ritorno alla patria. Ed io, risoluta di volerlo perseguitare sino alla morte, qui venni a prevenire il suo arrivo. Dunque, sto vostro amante è bolognese. Non solo è bolognese, ma ravvigliatevi, Brighella. Egli è di questa casa, figlio del signor dottore, già vostro ed ora anche mio padrone. Come? Il signor Florinda? Appunto, Florinda è colui che mi ha ingratamente tradita. Ma il sottile da momenti. Venga egli pure, vedrà se saprà vendicarmi. Perché venirmo giusto a servire in sta casa? V'ho pur proposto degli altri luoghi! Perché avevo volesto servire gli stessi vostri nemici! Appunto per vendicarmi di Florindo! E se non giungo a possederlo, voglio almeno precipitarlo! Come spero io di poterlo fare? Io, praticando Florindo e gli altri scolari, sono arrivata a sapere tanto che supera il femminile costume.
Ho preso varie scienze, ma più ovviamente ancora ho appreso la facoltà di sapermi uniformare a tutti i caratteri delle persone. Il signor dottore mi vede volentieri. E se giungo a farlo innamorare di me, ho il modo di vendicarmi di Florindo. Tenterò ancora di rendermi affezionato il signor Ottavio, figlio primogenito del signor dottore. Perché ha cambiato? Perché può sempre giovare al disegno. Così farò delle padrone di casa e di quanti praticano in essa. Seconderò le loro inclinazioni e tutti, obbligati alla mia maniera di vivere, mi assisteranno per compiere le mie vendette. Brighella avrà presso di me tutto il merito e vi giuro che non lascerò avere un'occasione per ricompensarvi. Mi? Non so cosa dire. Avei ragione! Si t'offesa nell'onore che sia la cosa più importante e il tesoro più prezioso di una donna di bene. Disponetemi come volete. Permettetemi anche che vi dica... Cosa? Possa. Chi vi dica? Permettetemi che vi dica... Cosa? Permettetemi che vi dica... Che vi voglio bene. Permettetemi. Che vi voglio bene. E che se non vi riuscisse di conseguire il signor Florindo, Brighella, sarà tutto per voi. Accetto con tal condizione l'offerta. Brighella è un sapere che mi piace. Ma viene la signora Diana, figlia del signor dottore. Con essa incomincio la mia lezione. Lasciatemi in libertà. Se siamo intesi, fortuna aiutami, questo non può morire sotto mano. Che vaglia a ribattere la soperchieria degli uomini. Con questa si persuade la gioventù e si delude la vecchiaia. Con questa si acquistano gli amanti, si assicura la propria sorte e si schernisce la crudeltà dei parenti. Cara Rosaura, io durerò poca fatica a seguire il tuo consiglio, essendo naturalmente inclinata a celare altro il mio cuore. Ma non basta celare il cuore. Conviene, talvolta ancora, farlo credere diverso da quello che esso è. Mi spiego. Voi amate il signor Momolo. Vostro padre, se lo sapesse, non va consentirebbe, essendo il signor Momolo forestiere, scolare e non va pazzerello. Dunque, con vostro padre, dovete mostrarvi inimicissima di un tal amore. Anzi, a tutt'altro inclinata. Dovete mostrarvi attenta al lavoro, amica del ritiro, nemica dalle finestre, aliena dalle conversazioni. Modesta, scrupolosa, ma soprattutto semplice in tutte le migliori cose del mondo. Quando poi vostro padre sarà convinto da una falsa apparenza, lasciate fare a me a trovare la via per condurlo. Oh, Rosaura, così farò! Piacemi estremamente un tal metodo! Voglio però darvi un altro avvertimento.
Buono a regolarvi col vostro amante. Con lui non fate tanto la semplice, né siate facili a credere tutto. Gli uomini, signora mia, sono troppo sagaci e ingannano le povere donne. Ed io l'ho provato per mia fatalità, il disinganno. Tradita. Oh, maledetto Elusine. Ecco vostro padre. Chinate gli occhi, unite le mani sopra del grembo, stringete la bocca e lasciate che io parli. Se Rosaura fa uso della menzogna a fin di bene per vendicare la propria virtù offesa, il mio ambiguo e affascinante raggiratore, che assomma in sé i tratti del Don Giovanni e del tartufo del mio maestro, Molière, mette unicamente per trarre profitto dalla dabbenaggine di nobili debosciati e inetti. Di queste due graziose femmine, madre e figlia, che mi amano. La figlia ambisce all'onore delle mie nozze, la madre all'onore della mia servitù. Coltivo l'una e l'altra per il mio fine, e intanto se tu non sei, sono sicuro di pigliar venti. Per la stessa ragione soffro le insulsaggini di Don Eraclio e di qualche altro suo pari. A spese loro, mantengomi in questa nobiltà ideale. La mia contea è fondata sull'aria. Le mie rendite stabilite sul raggiro della testa. Se mi conoscessero, non mi direbbero il signor Conte. Il Conte Nestore sono io. Il Conte Nestore. Pasquale di Messer Nibbio divenuto è il Conte Nestore. Signore. Signore. Favorisca venire all'uscio da strada. Che c'è la femmina? Che pare pazza. E non la sapete schiacciare, né con le buone, né con le cattive. Una pazza? E quale pazzia l'ha fatta? Senta, se questa è una delle leggine. All'abito, alla figura, al modo di parlare. Si darebbe una donna qualsiasi, e invece... E pensi che sono pura di essere? Ti mai qualche dama? Qualche dama, qualcosa davvero. Ah, via, spicciati! Disse ella di essere sorella di Monsignore Illustrissima! Mia sorella? Come si chiama costei? E disse ella chiamarsi Carlotta. Povero me sarà purtroppo con lei. Dica, signore. Ah, aspetta, aspetta. Mi spiace, mia sorella. È venuta a precipitarmi. Sono venuto a dirlo. Se mai sentisse che... Aspetta, ti dico. Come diavolo ha saputo che io mi ritrovo in Carlotta? Ci vedo dell'imbroglio nel mio padrone.
Ma sarebbe bello se fosse sua sorella per davvero. Ci vuole un Dimmi, vieni qui. Colei che dice di essere mia sorella è stata vista da altri alla porta? No, per buona fortuna. A presto dunque. Fa che passi e conducila qui da me. Ma come signore. Senti, ti devo ammettere ad una confidenza che è importantissima. Si vede dalla puntualità mia. Ma bada bene che se tu parli la tua vita interiore. Sappi che costei è una giovane di bassa estrazione, che ho amato per qualche tempo. L'ho dovuta lasciare per altri impegni. Ella per amore mi cerca e per comparire con titolo onesto ardisce di fingersi mia sorella. Il solito è, in queste case, fingersi moglie e non sorella, mi pare. Ma poteva ella temere di trovarmi in casa una moglie vera? E già impegnato mi trova con la figliola di Ma andiamo da lì, dunque. No, per ora non voglio inasprirla. La farò partire da qui a qualche giorno. E intanto passerà per sorella. Questo può essere il mio normale. In quegli abiti farà poco onore al fratello. A ciò si può rimediare. Introducila presto, prima che si faccia scorgere dal vicinato. Sì, signore. Mancava migliore codesto imbroglio! Si può far peggio per me? Sono curiosissimo di sapere come e perché sia costei venuta. Il normale sarà se non è venuto sé con mio padre. Con costei, che è donna al fine, posso compromettermi di farla essere quel che voglio io. Ma se venisse mio padre, che è un uomo all'antica, vero contadino di quei rustici satraponi. Lasciatemi entrare! Ecco. Lasciatemi! No, signori, non è fuori. Bella figura. Da farmi onore. Ah, non ce l'ha. L'abbai trovato questo baronaccio di mio fratello. Cara sorella, sono contentissimo di vederti. Ha principiato con un bel complimento. Vostro padre ancora mi ha detto? Ah, qua c'è vivo il padrone, Riposatevi. Parleremo da poi. E caro signor Pasquale! Puoi andartene? Vado subito, ma... A chi dice Pasquale? A te l'aveva detto. Ah, fatemi la grazia, signore. E dirlo il mio vero nome. E se mi dice un'altra volta Pasquale, non mi tratterrò di dire... Fatti! E avverti di non parlare. Se mi voglio essere difficile che non dica niente. Voi siete qui dorato, inargentate a casa vostra, si muore dalla fame. Zitto! Il diavolo va qui portato per rovinarmi. Dite piano, che nessuno mi sente. Tiro piano quanto volete, ma ora sono con voi, da voi non mi porto più e voi ci dovete pensare! Se saprete condurvi, se avrete giudizio, io potrò fare la vostra fortuna. Son venuta qui per disperazione! È stato detto in villa da noi che voi vi trovavate in Cremona! Son due giorni che giro per ritrovarvi e nessuno mi sa dar conto di voi! Passando di qui, vi ho veduto a casa in finestra! Avete domandato di me? A più di 30 persone. Ma sapete chi sono io? Che domanda graziosa, non conoscerò mio fratello. Ah, in Cremona, lo sapete chi sono. E chi siete in Cremona? Il conte Nestore di Colle Ombrose. Ah, serva umilissima del signor conte. Servitore umilissimo della signora contessa. Per me non voglio titoli, ho bisogno di pane, sono venuta per questo. Ma se volete star meco avrete a sostenere il mio grazie. Con questi bei vestimenti. Ma circa gli abiti si fa presto. Un rigattiere vi veste in meno di un'ora. Fate voi, fratello. Io sono nelle vostre mani, ma badate bene che ci faremo burlare. So che avete dello spirito. Aia. Quando voi sappiate adattarvi, la vostra compagnia mi sarà utile, mi sarà cara. Non ho nessuno che tenga conto del mio. Avete roba? Avete quattrini? Ho di tutto, sorella mia, non starete. E la vostra povera moglie? Un giorno penserò anche a lei.
Voleva io che la venisse con me? No, per ora, sarei rovinata. E vostro padre? Mio padre ha da vivere! Ma pensate a voi, non pensate a loro! Caso non mi riesca di maritarvi col titolo di contessa. Per il titolo stimo almeno, la difficoltà consiste in saper fare. Ah, imparerete col tempo. Vi darò io delle buone lezioni. Vi introdurrò a poco per volta nelle conversazioni. Non dubitate, io sono incredibile. E con la scorta mia farete voi pure la vostra bella figura. Ma vedetemi, e voglio mostrarvi i frutti. Mi meraviglio di voi. Son chi sono. Il conte Nestore non fa mestiere. Fortuna, ti ringrazio. Se il conte Nestore non fa mestiero, avrà finito dalla sua terra anche la contessa Carloccia. Commedia in veneziano, che non che raffreddare il teatro, lo accese in modo che quel lavoro solo riempì da sé tutto il resto della stagione d'autunno. I Rustichi era il titolo di quella commedia. Sono quattro borghesi veneziani, della stessa condizione, della stessa fortuna e tutti e quattro dello stesso carattere. Uomini difficili, selvatici, che seguono il costume dei tempi andati, detestano le mode, i piaceri e le compagnie del secolo. Questa conformità di caratteri, invece che spandere monotonia nella commedia, forma un quadro affatto nuovo e assai piacevole, perché ciascuno di loro si mostra con sfumature personali e con questa esperienza ho dimostrato che i caratteri sono inesauribili. Le donne poi contribuiscono validamente a raddolcire la rusticità dei mariti o a farli addirittura più ridicoli. Mo che uomo che mi ha toccato, mo che il compagno sotto la cappa del cielo. E poi il me stufa con quel suo venimo a dire il merito! Devoto figurarsi, non lo posso più sopportare! Sapevo chi c'è? Chi? Gior Maurizio! E il par del novizio! Casè, giusto io! Viello per stabilirci! Ora sì, vanne via di qua! Me vanne via! Sì, ora sì! Non volete senta! Sì, ora no! Vardè, vede, cosa son giomì? Son palommì! E mi da so, vostra mugger! Sì, ora no, ande via di qua, vedi! Ma che orso che sei! Che strigare! Ma che la fenimio! Ma che essere ande via! Leonardo, patron. Buondì, signor Maurizio. Ho parlato con mio figlio. Che avevo udito che il voleva ridare? E l'ho detto. Cosa diselo? E dice che sei contento, ma e gli avrà gusto di vederla. Sì o no? Questi non sei i nostri pati. Via via, non andè in collera, che il puto farà tutto quello che può giungere. Come venimo a dire il merito, la dota se parecciata. Ho promesso sia mille ducati e sia mille ducati vedano. Li volevo in tanti zecchini, in tanti ducati d'argento, volevo che ve li scriva in banco. Comando! Ah, i bessimi non li voglio.
o usiremo un capitale seca o il vestiboli, meglio la spol. Sì, bene, sì, bene. Faremo quel che vuoi. E non stai a spendere in abiti che non voglio. Mi ve la dago come che la sé. Gala roba che sia. La che ha qualche strassetto. Cambia il voglio sia. Finché sapevo mi la d'andar con la veste di lana. E non vuoi che stufi, né serchi, né tamarini, né toppene, né cartoline sul fronte. Bravo, ciao benedetto. Così mi piace anche a me. Soggi, che ne feu? Gli farò i suoi buoni manini d'oro e la festa gli darò un sogello che c'era del mio mugger e un per di recinetti di pelle. Si ben, si ben, si ben, si ben. Ma non stessi a fare la mincioneria e fargli gar sta roba alla moda? Credevo che sia amato. Cos'è sta moda? Le sogge le sei sempre alla moda. Cosa si stima? I diamanti o la ligatura? Eppure al di d'ancuo venimo a dire il merito, se buttan via tanti besi in ste ligature! Sì, oh, sì. Per ligar ogni 10 anni le soge. In cao de 100 anni l'avrei comprate 2 volte. Che se pochi che pensa come che pensemo nu! E che se pochi che abbia dei besi come che abbiamo nu! E dice no! Che non lo sapevo goder! Poverassi! Che veneni dentro del nostro cuore! Credeli che non sia altro mondo che i goderori. Compare, è un bel gusto il poter dir col mio bisogno non mi manca niente, in tuna occorrenza posso mettere le mani su 100 secchini. Le mani urbane, dei buoni caponi, dei buoni straculi del vitello e delle buone polasse. È tutto buon, a buon mercato, perché se paga de volta in volta. E a casa sua! Senza strepiti, senza sussurri, senza nessuno che vi intriga i visi, e nessuno sei fatti nostri, e siamo paroni nu, e la moderna comanda, e fioi, sta da fioi, e mia fia si è arrivata così, che mio figlio sono una perla, non è pericolo che mi tenga da qui, la mia puta sa far di tutto, ho volesto che la faccia di tutto, fino a lavare i piatti, e mio figlio, perché non voglio che con le serve se ne passa. Può insegnarti la scusa e busi delle calze. E a mettere in fondella le braghesse. Bravo! Sì, là sì. Via femolo sto sposalizio, destrighemose! Con lei, compare. Anch'io aspetto a disinar con me. Ho 4 latesini, ma tanto fati. Rimanieremo. Se goderemo. Staremo lì. E poi disse che siamo selvate. Buffe! Portuffi! Curiosità è femmina, vero? Verissimo, no? Ma questa nasce laddove c'è qualche cosa di oscuro, qualche segreto su cui far luce. A mio modesto avviso, gli uomini fanno di tutto per alimentare la curiosità delle donne e diventare così il centro della loro attenzione. Al sesso gentile, dunque, va il mio tributo di galante e umana comprensione. Chi è qui? Si può venire? Si può venire? Venite, signora Eleonora, venite. A quest'ora siete venuta a pranzo con noi? Sono venuta a dirvi in confidenza che ho saputo finalmente che cosa si fa dai nostri mariti in quel luogo segreto. Io me lo immagino, giocheranno da traditori. Oh, boh! Sarà poi come dico io, vi saranno delle signorine. No, vi ingannate. Io ho saputo ogni cosa. Sentite. Ma in segretezza. Fanno il lapis filosoforum.
Sapete che si può dare? Mio marito sa di filosofia. Sarà egli il capomastro. Come l'avete saputa, signora Eleonora? Vi dirò tutto. Ma non parlate, per l'amore del cielo. Non dubitate. Per me non vi è pericolo. Sono stata questa mattina a ritrovare la sarta per vedere se aveva finito quel mio vestito verde. Mi intendete quel che io voglia dire? Sì, sì, quello che avete fatto di nascosto di vostro marito. Oh, signora, sì! La Caterina me l'aveva guastato. E così il mio comare dice: signora comare, dice, che peccato che vi abbiano guastato un così bel vestito. Fatemelo accomodare. Insegnatemi una buona sarta, dico io. Signora, sì, dice, andate dalla tale. E così mi ha fatto insegnare dove sta di casa. E siete andata questa mattina e avete saputo dell'abis filosofori. Aspettate! Non mi confondete. Ho mandato a chiamare questa brava sarta. È venuta, le ho fatto vedere il vestito, me l'ha provato e si è posta le mani nei capelli quando l'ha visto rovinato in tale maniera. Sì, davvero! Ma quando veniamo alla conclusione? Subito! Lasciate fare a me, dice, signora Eleonora, che glielo farò che l'andrà dipinto. Ha preso il vestito, l'ha portato via e indovinate, sono 15 giorni ora e non me l'ho ancora riportato. Queste sarte sono fatte così, promettono, promettono e non mantengono mai. Mi fanno una rabbia terribile. Su, via, veniamo al fine, levatevi questa curiosità. Quando mi viene in mente la sarta mi vengono i sudori. Ma non discorrete più della sarta, venite alla sostanza del fatto. Sì, ora vi dirò come ho saputo dell'abis. Questa sarta sta di casa vicino. Conoscete quella donna che vende il latte? Quella che marito faceva il caseuolo? Sì, sì, andiamo avanti! Oh, bene, la sarta sta tre porte più in là, verso la strada, appena prima di arrivare al fornaio. In verità, signora Eleonora, voi mi fate venire male. Ma le cose bisogna dirle con ordine. Sappiate dunque... Oh, signora padrona! Che c'è? Ho saputo ogni cosa! Di che? Della casa siffatta, so tutto. Lo sappiamo prima di voi. Fanno il lapis filosoforum. Per l'appunto. E che sì che giocano? Signora, no! Avranno delle signorine. Nemmeno! Ho saputo tutto, ma... Zitto! Zitto! Vogliono? Ma per amor del cielo! Dimmi che occorre! Vogliono cavare un tesoro! Muovi! E fanno un mondo di stregherie! Davvero? Sì, e così certamente, lo so di sicuro. Ho sentito dire, ancora io, che fanno l'ora disputabile. Vorrà dir cavare tesori? Sì, sarà vero. Ohimè, mi viene freddo. Come l'avete saputo? Vi dirò. È stato quel poveretto che viene lì tutti i venerdì. Ah, andate per le lunghe! Ah, io non sono di quelle! Sapete che questi poveri si cacciano dappertutto? E così gli dico: Zoppo, dove sei stato che sono tanti giorni che non ti vedo? Sono stato, dice, ad aiutare a cavare una certa fossa vicino a una certa casa. Io subito sono andata al punto. Presto, andiamo a tavola che le fai il salone. Dove è stato sinora? Oh, bella, luogo solito. Ma che cosa fanno in quel maledetto ridotto? Ti comandeghi la luce, che lo saperi. Vieni qui, senti. Giocano? Giocano? Sì, ora sì. L'ho detto io. Dimmi, parrucchino. Si divertono con delle signorine? Sì, ora sì. Ai, quale me l'ha detto? Galantuomo. È vero che fanno il lapis filosoforum? Sì, ora sì. Io lo so. Dimmi, Arlecchino. Cosa vuoi? Lo cavano poi questo tesoro? Sì, ora sì. Dunque ho detto la verità. A dir sempre di sì. Se dà gusto a tutti. Arlecchino? Avete veduto mio marito? Sì, ora sì. E ora è andato a casa? Sì, ora sì. Sempre di sì. Finché vivo. Amiche, vado subito anch'io. Appena saprò qualche altra cosa, verrò subito a confidarvela. Quella del lapis non è poi vera. Non è vera? Anzi, verissima! Dalla sarta viene il fratello che è il muratore e ha detto che il padrone di suo fratello è andato nel casino a fare dei fornelli e poi hanno fatto la provvisione di tanti vetri e il compare della sarta ha detto che col vetro e con fornelli si fa il lapis filosoforum e la sarta è una donna che se ne intende e io, quando dico una cosa, non fallo mai! Credetemi, non sa quello che si dica! Con i fornelli ci si cucina anche da mangiare e con i vetri si dà da bere! Ma lo zoppo mi ha detto che cavano una fossa
e da tanti ho sentito dire che vicino a quella casa vi sia un tesoro. E prima o poi lo cavano. Ed io, quando parlo, parlo con fondamento e dico sempre la verità. Io credo che non sappiano niente affatto.